e bentornati in un nuovo video, nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Mi raccomando, se questi video continuano a piacervi, lasciatemi tanti like e lasciatemi qualche commentino qui sotto facendomi sapere quali tra questi piatti preferite. E se li realizzate, ricordatevi di taggarmi su Instagram. Partiamo dalla colazione. Quest'oggi vi faccio vedere come condisco le mie gallette di riso che ultimamente sto mangiando in vari modi. Quest'oggi per esempio vi faccio vedere appunto queste due. Una che faccio con burro di arachidi, banane e un po' di sciroppo di agave. Poi ci vado a mettere sopra un po' di cocco essiccato. Tutta la frutta secca che vedrete in questo video, compresa la frutta e la verdura, io le ho prese a Campo dei Fiori. Il banco si chiama Dolci Tentazioni. Vi consiglio di farci un salto perché rivende delle cose particolarissime. Infine, per completare tutto, vado a metterci una cremina al cacao fatta appunto con cacao amaro e acqua, è proprio uno sciroppo che vado a mettere sopra alla mia galletta, mentre per quanto riguarda l'altra ci vado a mettere della marmellata di frutti di bosco. Io vi ho fatto un video sulla marmellata fatta in casa, senza pectina, senza cottura, velocissima da fare, vi bastano 3 ingredienti, vi lascio il link qui sempre cliccando sulla i a destra. Ci vado a mettere un po' di fragole e infine sempre la mia salsa al cacao. E vi giuro che è buonissima come colazione, rimane comunque leggera, ma vi dà quella carica in più. Ovviamente non può mancare il caffè. Pranzo quest'oggi non ho voluto preparare la pasta, ma bensì preparerò un sandwich velocissimo, quindi se andate di fretta questo è un sandwich che si fa in 2 secondi. Vi basteranno dei ceci già cotti, delle lenticchie. Per quanto riguarda le porzioni sono 4-5 cucchiai di ceci e 2 di lenticchie, un po' di sedano, andate un po' a gusto o a occhio, lo tritate finemente, e un po' di cipolla rossa, pochissima, se vi piace aggiungetene di più. Poi vado a metterci anche delle carote, voi se volete potete aggiungerci anche dei peperoni rossi, io purtroppo non li digerisco quindi non li metto. Quindi vado a mettere tutto insieme, ci metto anche un po' di aceto balsamico, vado a mettere il tutto in un robot e vado a frullare fino a quando si creerà proprio una crema. Come pane sto utilizzando il pane di segale, che lo vado a scaldare leggermente su una piastra. Ci metto una base di spinaci, poi la mia crema ai ceci e lenticchie e infine un po' di pomodori da insalata. E voilà, il mio sandwich è pronto! Se andate di fretta è un ottimo pasto, pieno di fibre e pieno di proteine. Mentre come snack ho deciso di prepararmi un frullato perché avevo dell'acqua di cocco da consumare. Mi raccomando, l'acqua di cocco, del cocco in scatola, utilizzatelo per i frullati. Ci vado a mettere i frutti di bosco, la banana e infine l'acqua appunto di cocco che vi dicevo. Frullo il tutto. Il frullato verrà bello denso perché all'interno c'è la banana. E lo vado a mettere all'interno di una ciotolina. All'interno vado a metterci anche un cucchiaino di semi di chia che fanno sempre bene. Poi ci metto del cocco al naturale, questo non è quello essiccato ma è proprio naturale, l'ho preso sempre a Campo dei Fiori. E infine un po' di banana e un po' di sciroppo di agave. E voilà, questo è il mio snack. Ovviamente potete condirlo anche con dell'altra frutta secca. Cena invece vado a prepararmi un'insalatona con del salmone affumicato, semplicemente lavo la lattuga, ci vado a mettere all'interno dei pomodorini, delle olive verdi,
Infine ci metto il salmone affumicato. Se voi non mangiate salmone, potreste mettere per esempio dell'avocado e del tofu e poi metterci, come ho fatto io, delle verdure essiccate. Sono delle chips in realtà, sono patate dolci, zucchine, carote, anche queste le ho prese sempre lì a Campo dei Fiori, sono buonissime, specialmente le patate dolci, sono la fine del mondo e danno un tocco crunch alla nostra insalata. Ovviamente non può mancare un po' di aceto balsamico, mescolo tutto e questa è la mia cena. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando ricordatevi di lasciare tanti like e ricordatevi di iscrivervi al canale. Se non mi seguite su Instagram vi lascio sempre qui il link, lo trovate giù nell'info box. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!